Finalmente è tornato il campionato, il Milan l'ha iniziato come aveva concluso quello scorso, giocando bene e dando ancora una volta l'impressione di essere una grandissima squadra. Ecco 6 considerazioni che mi sento di fare dopo Milan-Udinese 4-2. Partiamo da Rebic. La domanda è, Ante giocherà sempre come ha fatto ieri? Non lo sappiamo, ma per il momento i segnali sono incoraggianti. Innanzitutto Rebic ha fatto un ottimo precampionato. Ha corso un sacco, ha segnato, ha fornito assist strepitosi come quello a Giroud di tacco contro il Colonia, ma soprattutto è parso stare bene fisicamente dopo un anno abbastanza negativo. Questo è vero, e io sono il primo a essermi ricreduto e essere rimasto sorpreso dal suo avvio fin dal primo giorno di raduno. Ma c'è un ma, e nel caso di Rebic c'è la sua discontinuità. Io non sono un amante di questa parola e penso che nessun giocatore al mondo a parte Messi e Ronaldo sia davvero continuo, ma Rebic è un giocatore davvero particolare. In giornate come quella di ieri è effettivamente un fuoriclasse, ma in altre è più che altro un peso. Un anno fa forse Rebic non aveva rubato l'occhio nelle amichevoli, ma in campionato era partito più o meno così, dato che nel 2-0 contro la Lazio era stato tra i migliori in campo e aveva fornito 2 assist ai compagni. La determinazione di Rebic quest'anno è palpabile. Dallo stadio l'ho visto davvero correre come una satanata. Da qui a dire che quest'anno supererà tutti i problemi fisici che si porta dietro ce ne passa, ma l'inizio è stato ottimo. Non penso che Rebic possa essere sempre quello visto ieri, ma ha già raggiunto quota 2 gol, quindi gli stessi fatto in tutto lo scorso campionato. Se Ante riuscisse a fare la prestazione di ieri almeno altre 7-8 volte, allora la sua permanenza qui avrebbe avuto senso. Speriamo che ci riesca. La seconda considerazione riguarda i 2 gol che abbiamo subito, ma più in generale il modo in cui abbiamo difeso. Sbaglio, ieri eravamo un filo sbilanciati. In quasi tutte le amichevoli abbiamo subito gol, ma è anche vero che ne abbiamo fatti un sacco. Ieri la storia si è ripetuta. Non è che quest'anno, senza che si, punteremo a essere ancora più offensivi, accettando anche il rischio di subire qualche gol in più? Il Milan di Pioli è sempre stato molto offensivo, e in particolare da quando ha scoperto di avere in rosa una coppia di difensori come Kalulu e Tomori. Lo scudetto però l'abbiamo vinto perché nelle ultime 12 partite abbiamo fatto 10 clean sheet. Ieri mi è parso che in almeno 2 occasioni l'Udinese ci abbia preso troppo in contropiede, e soltanto alcuni errori loro e un miracolo di Kalulu hanno evitato che subissimo più di 2 gol. Certo, non si può avere tutto dalla vita, o sei più offensivo oppure sei più difensivo. Nelle ultime partite dello scorso anno non subivamo mai gol, ma abbiamo anche fatto molta fatica a segnare. Forse nel corso dell'estate a Milanello hanno provato a spingere sull'acceleratore in attacco, ma credo comunque che anche in difesa bisogna registrare qualcosa. Non so se fosse l'assenza di Tonali o forse addirittura quella di Kessi, ma c'è tutto il tempo per migliorare anche qualche situazione difensiva. E una cosa, visto che ci manca un centrale, perché non prendiamo Becao così da smettere di farci gol contro? La terza considerazione riguarda San Siro. Ieri ero allo stadio e c'era un entusiasmo clamoroso. Penso di non aver mai visto un entusiasmo simile nei confronti dei giocatori del Milan, nemmeno quando c'erano i vari Seedorf, Nesta e Inzaghi. Secondo me il fatto di aver visto crescere quasi tutti questi ragazzi ha fatto sì che ci si affezionasse a loro in modo unico. Per fare un esempio, 3 anni fa Calabria non poteva farsi vedere a San Siro. Ora il capitano del Milan ha servito un assist e ogni volta che tocca palla lo stadio esplode. Penso che l'effetto San Siro ci aiuterà molto nel corso dell'anno, e venire a giocare qua sarà tosta per chiunque. La quarta considerazione riguarda proprio il capitano Calabria. Nel corso dell'estate era parso bello in palla, quasi come se l'essere diventato capitano lo avesse caricato ancora di più. In realtà era già il capitano di fatto, ma esserlo ufficialmente forse è un'altra storia. Ieri Davide ha fatto quello che fa da ormai 3 anni, ma ogni volta mi stupisce perché ho ancora negli occhi il giocatore che era prima del lockdown. Davide attacca, insegue ogni avversario fino in capo al mondo, dà indicazione ai compagni, incita i tifosi, corre avanti e indietro su quella fascia come se non ci fosse un domani. E ieri è stato anche decisivo, visto che si è guadagnato il rigore e ha servito l'assist a Rebic per il suo primo gol. Io penso che Davide possa fare 4-5 gol quest'anno perché gioca costantemente in attacco, ma anche limitarsi a qualche assist non sarebbe male. In ogni caso Calabria ancora una volta merita di essere citato. La quinta considerazione riguarda Shard Ketelaere. Io raramente ho visto un San Siro così gasato per un nuovo acquisto. Su CDK stiamo impazzendo tutti, e io in primis. Mi sono bastati 3 palloni toccati per pensare, ok, questo è un fenomeno. Non esiste un modo peggiore per giudicare un giocatore che sia bollarlo subito come un campione alla prima palla toccata. Ma penso che il tocco di palla di Charles sia sotto gli occhi di tutti. Ha giocato una ventina di minuti da trequartista, ma in realtà è un tuttocampista alla Pioli. Partiva da centrocampo per poi svariare in tutta la metà campo avversaria, e in pochi minuti è riuscito a mettere Giroud davanti al portiere e poi a segnare un gol che gli è stato annullato. Ogni volta che ha preso il pallone si è percepita nell'aria una strana elettricità. Mi rendo conto che sia un errore gasarsi troppo per un giocatore così giovane e appena arrivato. La prima impressione è stata però ottima, e io mi auguro che le giocate viste ieri altro non siano che un trailer di ciò che De Ketelaere ci saprà fare da qui ai prossimi anni. Ho detto De Ketelaere, ma in realtà il suo nome è Shard Ketelaere. Ogni volta sbaglierò. E infine passiamo alla sesta considerazione che mi sento di fare dopo l'Udinese. Che pensare della partita di Brahim Diaz? Davvero questo sarà il suo anno? Francamente mi sento un po' in difficoltà a parlare di Brahim, dato che è pieno di gente che lo adora e sembra quasi illegale avere dubbi su di lui. Però sti cazzi, la mia la dico comunque. Ieri Brahim è stato davvero tanta roba. Ha fatto una giocata super in occasione del primo gol di Rebic ed è stato lui a recuperare palla sul secondo gol di Rebic. In più ha segnato. E già che ci siamo, è stato anche decisivo sul rigore, visto che era suo il tiro prima del fallo su Calabria. Quindi per quanto riguarda la partita di ieri, Brahim merita soltanto complimenti. Una partita basta per pensare che il 10 del Milan sia pronta a un'annata da protagonista? Secondo me no. A differenza di Rebic, Brahim è stato altalenante anche nel corso dell'estate e ha giocato partite buone ma anche alcune molto negative. Per quanto mi riguarda è giustissimo puntare su di lui all'inizio del campionato, ma io credo che la sua funzione sarà principalmente questa. In questo
inizio di stagione, mentre CDK si ambienterà, Brahim dovrà dare il massimo perché è più in condizione di alcuni compagni e di molti avversari, e in più conosce già i meccanismi di Pioli. Poi, onestamente, penso che il suo ruolo verrà ridimensionato. Non esiste più il concetto di titolare e quello di riserva, ma non possiamo fingere che il Milan non abbia cercato un trequartista per tutta l'estate, nonostante avesse già Brahim e Adli, che tra l'altro per me ha fatto meglio dello spagnolo negli amichevoli. Non voglio fare quello che si innamora dei giocatori nuovi per sfanculare quelli vecchi, ma che Brahim non sia una certezza di questo Milan penso sia palese. È tornato a segnare dopo 322 giorni. Per tutta la seconda parte della scorsa stagione Pioli ha cercato soluzioni alternative a lui. Per tutta l'estate la dirigenza ha cercato un giocatore da mettere lì e ha sborsato 35 milioni per averlo. Pioli stesso in conferenza ha detto che per ora gioca perché è più avanti degli altri due. So che nutrire dubbi su Brahim sembra un peccato mortale, ma non posso non averli. Contro l'Udinese ha fatto molto bene, ma un anno fa era partito allo stesso modo. Per 10 mesi siamo poi andati avanti a dire che il Covid lo avesse limitato e io sono pronto a crederlo. Aspetta però a Brahim dimostrare di essere un grande calciatore settimana dopo settimana, e non posso cambiare idea dopo 70 minuti. PS, è ipocrita dire che CDK mi ispira mentre Brahim no. Nonostante il belga abbia giocato soltanto pochi minuti, Brahim l'ho visto per 2 anni e so cosa possa darmi. CDK non so quanto sia forte, ma almeno ho delle speranze.